Si attende l'ufficialità della notizia, ma pare essere l'imprenditore torinese Ettore Serra, il nuovo proprietario della Chieti Calcio. La squadra intanto è stata riscritta in Serie D da parte dell'amministrazione comunale. Allora, qual è la posizione? Ma insomma, siamo felici, è una trattativa che sta volgendo alle battute conclusive e si sta chiudendo in maniera positiva. Siamo felici perché abbiamo sin da subito avviato una interlocuzione con il tessuto economico della nostra città, ma anche oltre i confini regionali, proprio per fare in modo, una volta apprese quelle che erano le volontà dell'attuale proprietà, del patron Trevisan e della società, abbiamo insomma sin da subito cercato veramente di creare tutte le sinergie possibili. Il tessuto economico della nostra città ha risposto in maniera positiva, ricorderete l'evento che abbiamo organizzato in teatro insieme al nostro sindaco ed insieme al nostro vice sindaco ed insieme al prefetto. Beh, insomma, poi si è andata avanti con una serie di interlocuzioni che hanno portato a questa trattativa, e devo dire che c'è stato un grande senso di responsabilità collettivo, ma anche un grande senso di responsabilità da parte dell'attuale proprietà, che poi ha concretizzato questa operazione. Un'operazione che ci auguriamo possa rappresentare qualcosa di importante per la squadra di calcio e per la città intera. Significativa tra l'altro la notizia per i tifosi, ma anche in ottica di ristrutturazioni che sono in programma. Ma significativa perché ovviamente Chieti merita un calcio ad alti livelli, ha fatto degli importanti campionati, quello di quest'anno di Serie D, l'anno scorso con la promozione proprio nella quarta categoria nazionale, però è ovvio che le ambizioni della città sono collimanti con quella che è la storia della squadra, con quello che è il potenziale, e quindi l'obiettivo chiaramente è quello di poter tornare a vedere un calcio professionistico, una città che risponde sempre in maniera positiva, una tifoseria che partecipa assiduamente alle partite. Insomma, le condizioni ci sono tutte. Speriamo che questa nuova proprietà, ovviamente una volta concretizzata l'acquisizione, saprà regalare soddisfazioni appunto alla squadra di calcio, ma alla città.